Buonasera, stasera presentiamo alla città di Baronissi diciamo, il nuovo strumento urbanistico, il nuovo piano urbanistico comunale che l'amministrazione ha adottato. I punti salienti di questo piano rappresentano la salvaguardia del territorio con particolare attenzione a quelli che sono, diciamo, i corsi d'acqua, le aree verdi. Diciamo, le colline, i santuari, prevedendo di sotto di questi santuari aree di inedificabilità assoluta, ma allo stesso tempo c'è in questo nuovo piano tanta innovazione, tanta area destinata all'interno dell'area Città della Medicina per ampliamento dell'università e per creare nuovi spazi dove costruire nuovi laboratori, nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico. Importanza ce l'ha il nuovo assetto viario, le nuove strade di progetto che permetteranno a Baronissi di migliorare l'attuale viabilità sia questa su ferro sia su gomma. Infatti è previsto il nuovo collegamento che porterà dalla stazione di Lancusi, dalla stazione di Baronissi all'interno dell'area universitaria. Cosa dire per quanto riguarda l'edificato? Molta attenzione e molta partecipazione è stata data ai cittadini che hanno rappresentato con le loro esigenze, istanze, problematiche quello che si aspettavano da questo strumento, che l'amministrazione pensa di aver, diciamo, soddisfatto con l'idea progetto che presenteremo stasera. È naturale che a questa ci aspettiamo ancora, nelle successive fasi, tante di quelle osservazioni che possono sicuramente migliorare e rendere ancora più attuabile il nuovo strumento. Altro fattore importante, e chiudo, è quello degli standard. Il nuovo piano prevederà circa 28 metri quadrati di standard, compreso tra area verde, parcheggi, aree di interesse comune rispetto a quello che è lo standard minimo previsto dalla norma, che è 18 metri. Quindi Baronissi ha uno standard per abitante pari quasi al doppio di quello previsto dalla norma.